Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Survival Island. Nello scorso episodio siamo entrati in una caverna nella quale c'erano tipo 4 Xatu, se non ricordo male, che abbiamo sconfitto. Cioè, in realtà hanno utilizzato tutti i teletrasporti e sono fuggiti, ma noi li abbiamo sconfitti attivando tipo lo spirito dell'assassino che ci aumentava delle cose strane. Comunque ragazzi, come avete visto, qua siamo sul tempio e come potrete benissimo vedere ho catturato un fottio di Pokémon. Abbiamo Oddish, Sentret, Nidoran e Marip, ovviamente non gli ho dato soprannomi. Prima di iniziare ragazzi, un paio di cose. La prima, volevo fare un nuovo fact time, quindi qui sotto, oltre al solito commento inerente al video, mi raccomando fatemi una domanda che mi piacerebbe davvero tanto rispondere in un fact time, visto che tanto che non ne faccio, visto che il canale è cresciuto molto, mi sembra arrivato il momento opportuno per portarne uno. Poi, che altro aggiungere? Allora, non ho fatto in tempo a leggere i vostri commenti sul fatto di piantare le ghicocche e le bacche, soprattutto per quanto riguarda le ghicocche. Infatti, come un cretino, le ho utilizzate tutte. Ho 5 Pokémon e non ho più ghicocche da piantare. Con, diciamo, invece intelligenza sono riuscito a aspettare e le bacche sono riuscito a metterle a posto. Ne ho piantate alcune vicino alla nostra casa e quindi lì siamo un po' coperti. Vorrei inoltre, ragazzi, che qualcuno di voi che abbia giocato già a questo gioco mi dicesse a che cosa serve la Qualot Berry. In particolare come si fanno a fare le Potent Healing Solution di cui parla qua. Insomma, io non riesco a capire nulla. Mi avete detto di catturare dei Pokémon di tipo erba o di tipo acqua e io ho catturato Oddish, che è l'unico Pokémon decente che ho trovato in giro. Avevo trovato anche uno Squirtle, ma ero già sicuro che non l'avrei preso, quindi ho evitato. E nulla, direi che possiamo andare dentro al tempio. Mi raccomando, sostenete sempre questa serie con un mi piace, con un commento, con la campanella e con tutto quello che vi passa per la testa, non lo so. Fate le donazioni, quello che volete. Ok, siamo entrati. Tempio della Pietra. Oddio, che figata. Ok. Madonna, si è fatto bene. Aspetta. Sembra che non ci sia nulla di particolare qua. Cioè, su queste cose qua. Ma qua, tra l'altro, si troveranno selvatici. Perché parlo, raga? Qualcuno mi ricordi davvero perché parlo? Allora, Geodude, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, io questo Oddish qua l'ho provato a utilizzare un pochino. E ogni tanto non mi obbedisce, non so per quale motivo. Ok, perfetto, gli ciuliamo l'energia Rock Polish, perfetto, magnitudo, non fare magnitudo 10. Non fare magnitudo 10, reggi Nidoran, sei l'unica mia speranza, ti prego, reggi. Mi sa che mi è andata un pochino male. Ma un filino, filino. Questi sono problemi della vita, ragazzi. Ora, ti prego, fai 5 colpi, fai un miracolo, non lo so. Poi io tornerò a curarmi a casa, che ho scoperto che c'è un lettino che ti cura. Io non lo sapevo, i primi 2 episodi l'ho preso in quel posto. Fermo, ok, dai. Forza, almeno non moriamo, ti prego. Poi vado a curarmi, però non schiattiamo di cattiveria così, ti prego. Magnitudo. E Marip non ha mosse per ucciderlo, penso, eh. Particolarmente interessante. Davvero. Ora, fatemi controllare la salute. Siamo ancora elfi, senza alcun motivo. Perfetto, allora, proviamo a tornare al tempio e proviamo a riscattarci. Oh, che bella cosa, finalmente la vita. Oh, guardate qua le bacche che ho piantato, ragazzi. Direi di andarle a prendere quasi quasi. Ah, non posso ancora. Ne ho piantate anche altre sotto. Comunque, vabbè, tanto queste parti qua le taglio, quindi via. Spegnere il riscaldamento che sto svenendo. Dio buono. Bambino, dai, veloce, vaffanculo. Io lo sapevo che dovevo beccare il selvatico rincoglionito. Dai, sempre sempre a te. Olè, rieccoci qua. Tu
Lui non c'era prima, sono abbastanza convinto che non ci fosse, ve lo giuro. Tra l'altro, che bella l'ambientazione. Se era così anche prima, non me ne sono accorto. Una gran roba. Assorbimento, tra l'altro, Odish mi è salito di un livello, ragazzi, nel frattempo. Rock Polish, ma io lo odio quando fa Rock Polish, perché questo qua diventa più veloce. Rock Fru non dovrebbe farmi troppo. Ok, perfetto. Uno siamo riusciti a mandarlo giù, non si sa neanche come in realtà. Ok, perfetto. Dammi tanti punti di esperienza, ti prego. Figliolo, devo salire di livello. Ok, perfetto. Ok. Oh, lei forse posso passare. Ottimo. Allora, io cosa ho qua? Ho un'Oran Berry, posso utilizzarla volendo. Quindi utilizziamola. Ok. Tra l'altro, raga, se loro attaccassero prima, io mi rifarei la vita perlomeno. Ok, perfetto. No, devo stare lontano da ste rocce perché, raga, è un problema altrimenti. Oh, cazzo, cos'è? Il fuoco! Il fuoco cattivissimo. Ma vaffanculo. Oh, ok, sono riuscito a evitarle, perfetto. Scale, oddio. Scale, va bene, vai giù. Stone Temple Cave. Ok, questo è un tempio. The cave beyond is a window into your soul. La caverna. Beyond. La caverna al di là è una finestra sulla tua anima. Oh! Che cazzo sei? Ok, calma. Oh, mandiamo Sentret, che io in realtà, raga, Sentret l'ho catturato solo perché c'ha fuga facile e quindi posso fuggire come uno stronzo. Oddio. Perché parla? Raga, sto Stilix che parla non mi piace per nulla. È passato davvero tanto dall'ultima volta che ho visto degli umani su quest'isola. È il mio dovere custodire questa caverna. Ti lascerò passare, ma solo se mi sconfiggi in battaglia. Tra l'altro, musichetta particolare. Chissà perché me lo aspettavo, oddio. Ma che cazzo è? Ok, ho svegliato un coso che non avrei evidentemente dovuto svegliare. Ma stai scherzando, scusa. Spiegami io come dovrei buttare giusto coso. Con quale vita, con quale criterio, con quale esistenza. Ok, double kick però un pochino di male. Mi ho fatto una sega, probabilmente. È un po' forte, eh. È un po' forte. Forse ho un po' sottovalutato la situazione e finché poi mi sclicco, è ovvio che... Iron Tail, ma... Ok, calma. Non lo so, Aria Lace è l'unica cosa che mi viene in mente che possa avere una sua utilità. Sì, ma è troppo forte sto cosa, raga, ma... Devo farmi una squadra di Oddish, ma com'è? Ma non ce la farò mai. Absorb, quanto ti faccio? E niente gli faccio, non gli faccio niente. Magnitudo, fai magnitudo 4. Vaffanculo, no. Ok, questo è un problema. Ho un Marip, sì, però, cioè, non posso farti nulla, capirai l'utilità intrinseca di questo Marip. Wow, spettacolare. No, sul serio, non ce la si fa. Allora, potrei... no, non posso fare nulla perché mi ribaltano di botte. Quindi, raga, il tempio lo finiremo nel prossimo episodio. Per ora potremmo andare a esplorare altre zone, cercare nuove cose belle. Voi siete finalmente... Ok, allora, le cacciamo su, ne ripiantiamo una per tipo. Fanculo! Sì! A casa! Catturato, mi sa, dalle urla liberatorie mi sa che l'ha catturato, Lo chiamo merda, lo chiamo! lo chiamo disgraziato perché veramente c'è un Pokémon di merda che però c'è, mio Dio, che cos'è un leggendario? Che merda hai Merda! chiamato? Tipo, raga, da queste parti qua. Da queste parti qua non penso di essere mai andato. Volendo potrei provare a esplorare queste zone qua. Sì, ok, quella passerella lì non l'ho mai vista. Quindi questa qua, a regola, dovrebbe essere una nuova zona. Sapete cosa vi dico? Io ne catturo un altro di Oddish. Perché penso sia l'unico Pokémon che è in grado di fare qualcosa qua dentro. Cioè, veramente. L'unico che potrebbe davvero fare del male fisico a quei Pokémon. Quindi magari mi alleno coltivo gli Oddish. Non lo so, un modo lo troviamo, raga. Tanto adesso di Pokéball ne abbiamo 5, quindi non siamo messi male. Il problema è che avrei dovuto mettere a coltivare anche le Apricorns e non l'ho fatto perché sono un cretino e più che altro non avevo letto i vostri commenti e non ci avevo pensato. Quindi se ne troverò altre sicuro, raga, fisso che le vado a coltivare perché altrimenti a quanto capito non ce la si fa. Allora, proviamo a tirargli una Pokéball sperando di prenderlo. Fa niente, raga, sapete che tanto in questo gioco qua non conterà tanto il team. Conterà quanto sopravvivere tutte ste balle qua, insomma. Ora, perfetto, ho preso questo Oddish. Vediamo il livello col punto di domanda. Io penso che il livello sia
attorno ai nostri livelli. Ora non vorrei dire una stronzata, tipo quest'odice è al 12, perfetto. E rispetto all'altro non dovrebbe avere nulla di particolarmente diverso. Forse l'altro, sì, l'altro il 13 ha imparato Poison Powder. Beh, però adesso direi che possiamo anche finirla. Vaiolo non ci interessa, raga. No, tetano, raga, ma avete detto che è tetano, ci avete anche ragione, io continuo a mischiare i Pokémon con le malattie. Ok, tra l'altro è diventato tutto perfettamente scuro, grazie esistenza. Ok, questa passerella qua, ragazzi, sembra interessante. Rattata! Comunque vedete che, raga, Sentret è utilissimo grazie alla sua abilità Runaway, che l'ho preso sostanzialmente per questo, raga, non perché sia forte, cioè anzi, no, in realtà è una pippa, però... Però che zona è questa? Non lo so. E tra l'altro è tutto oscuro, raga, non vedo nulla perché improvvisamente è cambiato l'arco temporale della giornata. Prima era tipo pomeriggio, penso, ora non lo so, non me ne intendo di soli e di illuminazioni varie, però... Tylove! Siamo in questa zona che è letteralmente vuota, è vuota. Non c'è un cazzo di niente, tutta sta fatica per il nulla più totale. Ho fatto un intero spicchio d'erba per arrivare fino a qua e il nulla più totale è un Ekans, giustamente. Ekans no, non ci tornerà utile per nulla per il momento, perché il nostro obiettivo in questo momento è ammazzare quello Steelix, però raga, vi siete accorti anche voi che è una cosa abbastanza complicata. Drowsy. Drowsy, no, Drowsy anche lui non servirà molto. Ci servirebbe qualche Pokémon che possa conoscere. Oh, allenerò sicuramente Nidoran che ha doppio calcio e i due Oddish, ragazzi, li porterò a dei livelli alti. Oddio, tu potresti tornarmi utile per Kanto. Lui potrebbe seriamente tornarmi utile per Kanto, raga. Io lo prendo così, proprio a occhio, perché obiettivamente... E tra l'altro, ok, c'è Charm addirittura, quindi... Fai conto che magari mi va di culo, potrebbe anche essere utile. Quindi quasi quasi io provo anche a catturarlo. 2 hours later. Oh, perfetto, all'ultima poi mi hai fatto sprecare 300 Pokéball, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Ok, sì, no, non voglio, perfetto, trasferito nel box, perché nel box 2, vabbè. Poco importa, ok, allora, raga, in questa zona qua non c'è nulla. E boh, forse con Surf sarà visitabile, non lo so, probabilmente non voglio neanche saperlo in realtà. E nulla, poi vedremo un po'. Merda! Che bestia, madonna, l'hai devastato, cazzo. Allora, di qua non c'è nulla, ragazzi, abbiamo provato a esplorare, ma evidentemente è necessario battere quello Steelix. È necessario che io mi droghi di allenamento, evidentemente, perché altrimenti non si va avanti. Vabbè, sarà una variante del gioco impazzito. Madonna, merda, che potenza, raga, oggi è proprio triggeratissimo questo Pokémon. Livello 14 per lui, incredibile, è proprio lui. Ok, sto impazzendo decisamente. Ora, da queste parti qua suppongo non ci sia nulla di particolare. No, perfetto. Ciao. No, minchia, se non ti odio a te. No, se non odio a te, non lo so, guarda. No, davvero, cioè, levati, ti prego. Oddio, sapete che ripensandoci avrei potuto catturare uno di quei Geodude nella grotta. Ripensandoci avrei potuto farlo. Ma tanto, raga, adesso che problemi mi faccio che non ho le Pokéball. Cioè, sono un cretino. Oh, grazie, perfetto, cioè, avevo fatto... La testa, il mal di testa cronico, Cristo. Dai, merda, su, fuggiamocela. Perfetto, un eroe, cazzo, un fenomeno. Un Pokémon devastante, grandissimo, perfetto. Meno male che c'ho il lettino, raga, che mi cura, perché altrimenti qua sarei già fottuto da mo. In che mondo sto vivendo? Ok, perfetto, fagli un critical così, ma... no, ci hai pensato neanche, grandissimo, un eroe questo Nidoran. Growl di nuovo, il mio attacco continua a crollare, crolla come la borsa di Wall Street nel 29, che perfetta cosa. Non un perfetto italiano, ma fa niente. Tra l'altro, boh, penso che sia una sorta di figura retorica, sto impazzendo. Ti prego, buttalo giù. Mannaggia gli unicorni azzurri, mannaggia gli unicorni azzurri, io non so veramente più cosa fare. Oh, lei ce l'abbiamo fatta. Oddish livello 15. Oddio, Stunspore, che cazzo è Stunspore? Ah, vaffanculo, paralizzante. A posto di profumino, cazzo tengo profumino a fare. Ok, perfetto. Nidoran che sale un pochino. Olè, perfetto. Proviamo a proseguire un attimino qua sopra. Potrebbe essere una cosa molto, molto particolareggiata. E tra l'altro, non vorrei dire, ma secondo me siamo pure ritornati al tempio, quindi...
Ho come... Sì, vaffanculo, questo è il tempio. Ho come la netta sensazione che il prossimo step da fare sia il tempio. In questo episodio abbiamo praticamente appurato questo. Mi fa davvero piacere la cosa. Ora direi di provare a esplorare un pochino giù di qua per vedere se c'è qualche strumento utile, ma a quanto noto con piacere, in teoria. Tornando di qua si dovrebbe tornare giù all'isolettina qui. Quindi ragazzi, questo episodio può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, rimanete sintonizzati perché nel prossimo episodio tenteremo di sconfiggere quell'Onix, non lo so, forma LOL, quello Stilix forma LOL, una roba stranissima. Mi raccomando, passate dai social, non c'è la domanda del giorno, quindi non dovete rispondere, ma fate una domanda per il Fact Time che arriverà a breve sul canale, prima o poi lo registrerò. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video, la campanella.